Ciao a tutti, benvenuti su questo te nuovo test mod di questo bellissimo stay, il 6230 CVT da 270 cavalli. Sarebbe un solo trattore, soltanto che ne ho presi due per farvi vedere come funzionano. Allora, ma cos'è sta roba? Vabbè. Si può collegare il caricatore frontale. Scusate, lo sollevatore. No, caricatore frontale. E poi c'è anche la possibilità di avere il sollevatore frontale. Allora partiamo col modello, questo qua, che ho collegato il rimorchio Brandter. Guardate gli interni, sono fatti bene. C'è anche la possibilità di abilitare l'emblo ink per il vetro dietro, il vetro sul tetto, la porta, il volante per scendere e questo qua per il sollevatore frontale che si alza e si abbassa. Ora chiudiamo con gli essenziali. Ecco. Poi una volta scesi si può vedete, premendo il tasto R, andando vicino alle ruote, si toglie il parafango, il supporto per il caricatore frontale e l'altro parafango. Se vi dà un fastidio, li potete togliere, vedete. Questa mod, secondo me, è fatta molto bene, soltanto che secondo me c'è un difetto, che sono i colori, ecco. Perché il rosso non è un po' troppo opaco, secondo me. E anche il nero non è al massimo. Poi vabbè, i lampeggianti. Ah, poi qua vedete che è un po' troppo alto l'attacco per il rimorchio. Infatti pende. Per il resto va tutto bene. Anche il suono, tutto a posto. Eh sì, sarebbero un po' da sistemare le texture. No, il bianco. E forse anche il bianco sia. Se si sistema le texture, questo qua è perfetto di trattore. Mentre questo è quello di prima, soltanto che ha aggiunto il sollevatore frontale. Scusate, il caricatore frontale. Ah, non vi ho fatto vedere prima, ci sono comandi, funzionano, la velocità funziona all'interno, gli specchietti retrovisori, che sono tre. Questo qua all'interno è bellissimo, che vi permette di vedere dietro senza proprio girarvi, la radio. E tutto. Ma poi ho appena notato, ecco, guarda, troppo scuro secondo me. Ho appena notato una cosa. Qua se, aspetta, alziamo il caricatore. Se rimuoviamo con il tasto R questi, ci resta ancora il caricatore. Qua sarebbe. Sì, beh, sono piccolezze. Però magari quando si rimuove si sgancia anche il caricatore. Boh. Però per il resto tutto a posto. Vedete, la velocità è adeguata, 50. Proviamo sulla salita. Adesso la salita è diventata un test drive per valutare i nostri mezzi. Vabbè, senza niente, niente dietro, non va sotto i 40. 40, 35. Vabbè, sta sopra i 40 sicuramente. Sta sopra i 45 senza niente. Quindi la velocità è tutto a posto. Vedete, non fa neanche un po' di fatica senza dietro i pesi.
Vediamo. Aspetta, forse anche una zavorra. No, vabbè. Dovrebbe farcela anche senza zavorra. Se non va sotto i 20, questo trattore gli darei un bel 8, 9. Sì, si merita un bel voto. Anche un 9. Anzi, diamogli un 8 e mezzo perché i colori, l'estetica è importante. Ops. Ecco, non li siamo andati addosso per fortuna. Voi che voto gli dareste a questo trattore? È fatto benissimo. Aspettate che sistemiamo questa. Mettiamole un po' in posa per un bello screen. E poi chiudo il video. No. Diamogli un bel no, che sono fatti veramente bene. Sono delle piccolezze le texture, però sì, cambiano notevolmente il punteggio, perché secondo voi magari può essere una mod perfetta, però è brutta, è un po' brutta, quindi non è che l'apprezzate molto. Però questo non è fatto ma è solo un po' i colori un po' scuri, quindi non ci vuole molto a modificarlo. Bene, per quest'altro test mod è tutto. Mettiamo in garage i nostri Ster 6230 CVT, che tra l'altro quanto costa? Neanche molto. 185.000. Sì, più o meno sono lì i prezzi, vanno a cavalli. E prossimo episodio. Ciao ciao.